È una riflessione molto positiva, vedete, c'è un contrasto netto tra una città umiliata in una condizione di grandi difficoltà e una città ricca dentro di straordinarie potenzialità, con progetti, con voglia di fare, con una città che vuole ritrovare l'orgoglio della sua identità. I catanesi mi hanno votato ricordando la stagione della mia sindacatura, ma anche credendo al mio progetto di futuro. Ha una grande voglia di cambiamento. Il centro-sinistra qui era appena qualche mese fa al 20%, abbiamo riguadagnato oltre 30 punti, c'è anche una valutazione ovviamente personale, ma anche un riconoscimento a tante persone che si sono scommesse insieme a me per un grande progetto di crescita della città. Certamente mi occuperò del lavoro, dell'occupazione, con progetti innovativi. Catania inventò l'Etna Valley, inventò lo sportello per le imprese, bisogna rilanciare l'economia della città, questa è la prima cosa in assoluto. Lavorare su quartieri degradati dove vivono ormai i due terzi dei catanesi in una condizione che sfiora la miseria, e quindi bisogna avere una città solidale che non dimentichi quelli che stanno peggio. E poi una città moderna, dinamica, colta, piacevole. Ho già un sacco di progetti pronti, ma consentitemi per scaramanzia di aspettare ancora qualche momento. Adesso quale che sarà il risultato, se è al primo o al secondo turno, non ha molta importanza. Quello che è certo è che con 16 punti di distacco, una città che era di destra, la città volta pagina.